qui. E di là che la faccio la spiga, poi vai di qua. Oh, certo. E quindi ti passa il babbo, poi c'è anche l'Antonella che ti passa. Babbo, per piacere, guarda, sta zitto, non so cosa le ti riguardano. Sono io che l'avrei. Anche il motorino della mamma sta venduto, capito? O che ha fatto il bambino? Che ha fatto? Babbo, per piacere, guarda, pensa a fatti tuoi, non ti preoccupare. E te ne frega il fatto che c'è ancora la barba, tutta la scuola barba. Deve essere molto poetico. Perché Domenico, dimmi. Vieni. Come perché? Lo so io perché siamo rimasti, no? Sì, no, questo. Si vede un'ombra zigrata. Bella, bella idea. Guarda, non mi servono più? No. Sì. Ah, prima che è da un... Dai. Datemi chiaro. Ah, un business, no? Mio. Dai, due. Auguri, via. Che fa? E tu trovi il latte, con le bicchiere più grosse? No, no, più con le bicchiere più grosse. Qualcosa di grosso. Mi sono messo lì. Non so cosa. Penso se uno parla che c'è? Perché qua funziona una cosa tutto voce, intanto retrocessione della Fiorentina è di là che non fatto in Italia. A te va bene. Va bene. Beh, vi fa l'abbonamento ai gelatai. Bravo. Ok. Ottimo. Vieni, vieni, entra. C'è Renato? Sì, sì, c'è di là. Senti, lui ti ascolta a te, mi raccomando, cerca di tirarlo sotto, che sta studiando proprio bene, ora c'è stata la retrocessione della Fiorentina, perché lui ti ascolta, eh? Sì, sì, vai. Non si preoccupa, vai. E poi mi fa l'abbonamento ai gelataio. E me così tu parli mentre chiudi la porta, va bene, così ti aiuta anche nell'azione. Anche okay. La sposta di capelli. Andiamo. Oh, ciao. C'è Draco? Sì, c'è, vieni. Senti, ascolta, mi domando, a te ti vuole bene, ti ascolta. E stava studiando proprio bene, ci sta. Io in realtà mi avvicino a lei, a me sembra, non so, non conosco la storia, sì. Fine, però se io mi avvicino a lei per farmi vedere in un momento così drammatico, dovrebbe essere un po' buffo, ma anche un po'. Io in realtà mi avvicino a lei per consolare lei. Cioè, però lui ti allontana. Lui mi allontana perché gli entro in campo. Certo, cioè, lui ti allontana. Cioè, no, perché sennò più... Scusa, ho sbagliato i verbi, mi sei rotta voce. Silenzio! Motore! Motore dall'inizio, è tutto dall'inizio. Antonella! Però, sì, sì, quando entrate, tutto! No, no, è da te! Ci siamo? Signore, mi alzo il cuore, per favore? Bene così, grazie. Signora, non si preoccupi, ora faremo l'intervista. Adesso intervisteremo la madre e sentiremo se ha qualcosa da dire ai rapitori. Prego, signora. Io volevo fare un appello alle coscienze dei rapitori di mio figlio. Volevo dire, non fategli del male, perché Donato è solo un bambino. Sì, sì. Accompagna questi signori fuori, eh? Fuori, fuori, fuori. Anche lei se ne va. Idiota. Tu sei un idiota. Tu sei andato in televisione a dire che tu avevi soldi per salvare la Fiorentina. O salva la tua famiglia ora se ti riesce. Idiota. E vengo io a se non me l'ha portato e chiudiamo! Sta zitto babbo, quanto bene! E non lo stanno, doveva essere con te! Ma no, l'ho lasciato in casa e studiava! Come è stato che studiava? Mi ha detto che veniva con te! No! Senti, lascia fare il televisore, vado a cercare! Ma dove? Dove? E come? Dove va lui di solito? No, muoviti, vai! Ma dove sarà? Dove? E non lo so! Posso mettere a casa di Serena, va sempre lì lui! E vediamo! Vai! Vai.